No alla vendita delle azioni di ACSM Agam da parte del Comune di Como. Dura presa di posizione dei dipendenti della multiutility comasca, ex municipalizzata. I lavoratori del gruppo si sono riuniti ieri in assemblea, proprio in seguito alle notizie circolate nei giorni scorsi. La giunta di Como aveva dato il via libera alla scelta dell'advisor e attorno all'ipotesi di cessione del pacchetto azionario, il comune oggi detiene il 24,8% di ACSM Agam, anche l'opposizione in consiglio comunale si era divisa. Oggi, come anticipato, arriva la posizione dei dipendenti, una netta contrarietà all'operazione. L'eventuale vendita anche parziale delle azioni, scrivono i lavoratori in un comunicato indirizzato al sindaco e ai consiglieri comunali di Como, rappresenterebbe un'ulteriore privatizzazione della società ex municipalizzata, che esporrebbe l'azienda stessa alle logiche del mercato e della speculazione finanziaria. Inoltre, aggiungono i dipendenti, la vendita delle azioni metterebbe a rischio di ulteriore privatizzazione i servizi attualmente gestiti dal gruppo ACSM Agam, tra i quali, in particolare, la distribuzione del gas nei comuni attualmente gestiti dal gruppo, la gestione dell'acqua nei comuni di Como, Brunate e Cernobbio, la gestione del forno inceneritore e del teleriscaldamento. I dipendenti concludono sostenendo che l'ulteriore privatizzazione dell'azienda metterebbe a rischio la proprietà delle reti e degli impianti idrici che per legge devono appartenere a un soggetto totalmente pubblico. Alla luce di tutte queste motivazioni, i dipendenti della multiutility chiedono al comune di non vendere, nemmeno parzialmente, le azioni della SPA.